eccoci qui ritrovati. Bene, allora, ragazzi, oggi vorrei fare un omaggio a maestro Max Maven, in vita Phil Gossin, che ci ha lasciato da poco, proponendo un suo effetto, un caro Gino che c'ha, oserei dire proprio dello... È un qualcosa di... È fuori classe questo effetto. Vediamo, vai. Non c'ha una ragione di esistere, guarda. Mazzo di carte. Taglia circa un terzo. Ok? Guardati la carta sotto, mostra pure in camera. Sì. Mischia. Già questo è interessante, eh? Come cosa. Vai. A posto? Perfetto. Ok, taglia un'altra metà, facciamo caso che tu sei un secondo giocatore. Ti devi ricordare, mi raccomando, le carte, ti ricorda quella che hai guardato là. Taglia a metà questa, metti a X, perché quello sarà un punto focale per noi. Dell'altra metà che ti è rimasta, guarda, io non sto toccando, quindi sono mazzetti che tu stai facendo. Mischia. Ok, quando sei soddisfatto, ti guardi l'ultima carta. A posto? Sì. E metti sopra là. Ora prendiamo due carte. Abbiamo una figura che, mettiamo caso, le facciamo valere 10, così per contabilizzare meglio, e un numero e due carte scelte. Sì. Allora, la prima come la possiamo addivinare? Pensa al colore. La prima carta parliamo, eh? Sì. Quella che tu hai guardato e mischiato, quindi io non so assolutamente. Pensa solo al colore, Gino. Guardami, guardami. Nero rosso, rosso nero, nero rosso, rosso, rosso. Rosso. Cuori. Sì. Pensa, pensala, pensala. Vieni incontro, pensala, pensala. Donna di cuore. Esattamente. La cosa curiosa è che mo c'è la seconda carta. Io non l'ho toccata, hai mischiato, hai tagliato, hai fatto tutto tu. 10 e 5? 15. Che carta avevi scelto come seconda carta? 9 di fiori. 9 di fiori? Conta 15 carte, o 14, giri poi la 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14? 14. 9 di fiori? Lo so che può sembrare un miracolo, ma è un 9 di fiori. Grazie maestro Max Maven per quello che ci ha lasciato e niente, vedete che pure io che sono un cardice ci ho trovato del mio in questo autore così grande, veramente grande. Adesso si troverà insieme agli altri grandi che ci hanno lasciato, perché quest'anno è stato proprio una miriade di persone che ci ha lasciato e si staranno divertendo, beati loro. Alla prossima ragazzi, ciao! Ciao a tutti!